Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese. È uscita REM con la sua nuova arma LD. Siamo praticamente ormai prossimi a quello che sarà il fine mese di luglio, che si prospetta essere un fine mese veramente pazzesco col botto. Esceremo con la sua LD, esceremo anche con la sua skin, assolutamente fantastica, oserei dire. Ultimamente veramente le skin di Opera Omnia sono un qualcosa di fenomenale, veramente. E quindi mi dispiace anche da un lato non poterla accoppiare insieme a Machina, ma alla fine Rem è un personaggio che mi piace un po' meno. Rispetto a Machina, ha ricevuto la sua nuova LD, ha ricevuto un nuovo buff, ha ricevuto delle nuove meccaniche che consentono a Rem di effettuare attacchi in follow-up. Ovviamente, avendo un kit dove 15 e 35 non effettuano effettivamente dei danni, adesso con questa scusa può anche Rem dire un pochettino la sua in campo. Un pochettino come Porom, come vedremo anche sulla versione global, che non avendo un kit basato fondamentalmente sui danni, vengono recuperati tramite i follow-up che per l'appunto effettuano durante i loro turni. Detto questo, ovviamente non voglio effettuare una spesa eccessiva all'interno di questo banner. Abbiamo a disposizione questi 20 ticket che comunque voglio tirare qui in video, ma più che altro per approfittarne come sempre di questi video, pool, questi mini video pool, proprio per invitarvi comunque a stare in live, a passare ovviamente in live stasera. Perché appunto parleremo di REM, parleremo anche di tutto ciò che sarà probabilmente il fine mese, dato che sicuramente usciranno delle info nuove per la nuova BT, per quanto riguarderà in generale tutto il gioco della versione giapponese, per cui ne approfitto sempre per invitarvi in live, poterne parlare, poterne discutere e anche confrontarci un pochettino sulle vicende del gioco, sia della versione giapponese che della versione globale. Sempre vi ricordo appuntamento alle ore 21 sul mio canale Twitch, che trovate ovviamente qui sotto in descrizione. E detto ciò, direi di poter tirare questi 20 ticket, così giusto per tentare di vedere effettivamente se riusciamo a trovare qualcosa. Io in realtà ho anche scaricato i dati, quindi dovrei in un qualche modo evitare sorprese da un certo punto di vista, perché non dovrebbe avere loading particolari, non dovrei subire sorprese da parte del gioco, ma ovviamente le sorprese sono sempre presenti dietro l'angolo. Opera Omnia è un gioco che comunque, soprattutto tramite ticket, ti consente di avere tutto e niente. Quindi, da un lato, è il bello è anche questo. Seifer, che ovviamente ritorna anche insieme a Rem con la sua LD, è stato anche lui migliorato un pochettino. D'altronde, avendo raggiunto il livello 90, quindi ottenendo le nuove passive di potenziamento che vengono incluse nella passiva della X, gli consentono ovviamente di essere un po' più aggressivo e soprattutto di fare molti più danni rispetto a prima. Infatti, abbiamo visto anche dal trailer stesso Seifer essere adesso abbastanza consistente, abbastanza aggressivo. Orbo dorata con un piccolo laghettino? Guarda, io su 20 ticket in realtà ci metterei la firma. Vabbè, la ex, peccato. Peccato, peccato, peccato. Sarebbe stato molto buono trovarla così. Sinceramente, però giustamente dobbiamo dare conto al fatto che non è sempre festa, quindi lo accetto assolutamente. Abbiamo gli ultimi ticket, ma ormai diciamo che la speranza era quella orb dorata che per l'appunto mi stava illudendo. Probabilmente, se avremo la possibilità, sicuramente
aggiriremo i ticket dell'evento, magari quelli che si riescono ad ottenere all'interno, comunque in generale, di questo Lost Chapter, ma o per meglio dire di questo Interwined, perché comunque ci facciamo sempre all'Interwined, l'Interwined Wheels, e magari vediamo effettivamente se adottare anche la campagna delle sub per Tix. Quindi vediamo un pochettino quello che succederà questa sera. Detto ciò, io vi ringrazio ovviamente per aver visto il video. Mi raccomando, vi aspetto questa sera, sempre alle ore 21 sul canale Twitch, che trovate ovviamente in descrizione. Venite, parliamo, facciamoci un po' di compagnia mentre farmiamo, mentre giochiamo insieme, e poi ovviamente ci ribeccheremo con i prossimi appuntamenti durante tutta la settimana, anche perché adesso abbiamo una schedule precisa di eventi da fare durante tutta la settimana, e quindi non ci saranno sorprese e ovviamente ognuno potrà seguire quello che più lo aggrada. Detto ciò, vi ringrazio ancora per essere stati con me, spero di rivedervi stasera e ci becchiamo alla prossima. Bye bye.